Francesco Pisano, poi il pallone calciato da Gavazzi che finisce di pochissimo al lato. D'Angelo, una finta, torna sul sinistro, il suo cross, il colpo di testa di Insigne e la parata di Mazzoni. Ancora Insigne, riesce in qualche modo a passare, Mokulu, Insigne, poi D'Angelo, destro, la parata e poi Mokulu, ancora Mokulu, poi Castaldo, se la cava la Ternana. Falletti evita Arini, Falletti al limite, ancora Falletti, palla sul destro, Falletti, lo prende Biraschi, poi Ceravolo con il tocco, che occasione per la Ternana. Qui riesce a passare D'Angelo, anche Castaldo giù, calcio di rigore. Parte Castaldo con il destro. Rigore da dimenticare, Mazzoni para, si resta 0-0. Janse, il cross dell'olandese, Ceravolo, traverso gol, grande azione della Ternana e il gol di Fabio Ceravolo, il sesto in campionato, perfetto il cross, perfetto il colpo di testa, 1-0 Ternana. Chiosa, è scivolato Chiosa, Ceravolo, e il gol del 2-0 della Ternana sull'errore di Chiosa, era uscito Frattali, la porta è vuota, Ceravolo ne approfitta, 2-0. Castaldo di testa, Gavazzi, ancora Mazzoni in due tempi. Il colpo di testa da parte di João Silva e palla deviata in calcio d'angolo e fischia l'arbitro, finisce ad Avellino con i fischi del Partenio, la Ternana passa 2-0 con la doppietta di Ceravolo. Delusione per